Negli anni 60 questo ponte era una novità, cioè era un cemento particolare precompresso, nuovissimo. Era, come ho detto prima, realizzato in cemento armato ordinario per quanto riguarda la pila e la mensola e per quanto riguarda la spalla e la mensola. La campata centrale invece è in cemento armato precompresso, certamente è una novità per quegli anni, almeno per l'Aquila, perché nel passato, mi riferisco al periodo fascista, alla guerra, esperienze in cemento armato precompresso in Italia non ce n'erano state. Devo dire, dai documenti, dalle documentazioni che abbiamo avuto, dai saggi, sondaggi che abbiamo fatto sul ponte, è stato realizzato in maniera ineccepibile. Per esempio, tutti i carotaggi che abbiamo fatto sul calcestruzzo, sia per quanto riguarda la parte in cemento armato, sia per quanto riguarda la parte in cemento armato precompresso, hanno dato dei risultati buoni, molto buoni come calcestruzzo. Quindi devo dire che all'epoca è stato costruito in maniera corretta. Naturalmente il ponte è stato costruito secondo le tecniche dell'epoca, in particolare mi riferisco agli appoggi della campata centrale. Questi appoggi sono stati realizzati con una tecnica chiamata seggiole Gerber, sta scritto Gerber. Veniva molto utilizzata, era su tutti i manuali di ingegneria, di tecnica delle costruzioni, però poi quella tecnica ha mostrato gravi criticità. Per esempio, nel tempo, in quegli appoggi cosiddetti a seggiola si insinua l'acqua e crea dei danni molto, molto grandi. E questo è successo al ponte. Tra l'altro, mi sembra di vedere, da quello che posso capire, il ponte non ha mai avuto manutenzione in tutti questi anni. L'effetto dell'acqua c'è stato. È stato... Quindi un effetto dell'acqua, sta parlando, non un effetto da sollecitazione dell'urica, no, professore? No. I grossi effetti che noi vediamo sul ponte sono quelli derivanti dal tempo. Dal tempo, dall'infiltrazione e dalla scarta manutenzione. L'aumento dell'acqua, per cui ci sono molte zone con le armature esposte, corrose, che vanno sicuramente bonificate. In corrispondenza degli appoggi della campata centrale ci sono gli apparecchi d'appoggio che risalgono all'epoca, credo che da quello si può vedere siano realizzati in piombo, sono deteriorati, ammalorati e tra l'altro hanno subito, questi sì, qualche effetto da parte dello scuotimento sismico. Qualche effetto, perché poi avete visto, avete fatto le prove di carico, insomma è andato tutto a posto. Qualche effetto. Allora, lei sa che questo avevano in mente di rifarlo anche per una questione estetica? No, questa è una decisione che spetta al comune, io per carità non voglio entrare nelle strategie del comune, io do semplicemente un parere tecnico su quello che è il comportamento del ponte. In particolare il ponte lo abbiamo analizzato dal punto di vista teorico, poi abbiamo fatto delle prove di carico per vedere la risposta del ponte sotto l'effetto dei carichi. Lei sa che vorrebbero, così sarebbe anche nelle intenzioni dell'amministrazione, qua parliamo di lavori che arrivano a circa 1 milione di euro, no? Volendoci far mettere le imprese, le parcelle e quello che sapete bene, mettere una sorta di, fare una sorta di sollevazione e mettere degli ammortizzatori che sono delle ciambelline che vengono messe, io le chiamo così in maniera poco tecnica, sotto i ponti, sì. No? Oh, lei sa che potrebbe così essere nelle intenzioni questa cosa? Questo è possibile, allora le dico, la campata centrale va comunque sollevata e noi in questo dove ci troviamo? E in questo senso noi daremo dei suggerimenti, perché poi il progetto lo farà il comune. Perché deve essere sollevata? Perché bisogna sostituire gli apparecchi d'appoggio, sono deteriorati e bisogna anche riparare le famose mensole Gerber, che per effetto dell'acqua hanno molte zone esposte alla corrosione e quindi vanno tutte riparate. Allora il sollevamento però si fa in maniera abbastanza agevole, non bisogna pensare a cose particolari. Per esempio la società Autostrade fa abitualmente queste operazioni sui propri ponti, quindi ci sono dei dispositivi, delle tecnologie per le quali si può sollevare la campata di una cinquantina di centimetri. Ma quelli che l'hanno costruito mi dicono, sì, che insomma dicono che questi qua prima non c'erano, quindi ce li volete mettere, ce li vogliono mettere di nuovo, perché questi ammortizzatori prima, sì, insomma, sono dei dissipatori. Dissipatori, ecco, io li chiamo così, prima non c'erano, adesso ce li vogliono mettere di nuovo. Non c'erano perché non esisteva quella tecnologia. Oggi, no, il ponte è retto. Stava bene. Il ponte è retto e dal punto di vista sismico, ripeto, non sembra abbia avuto grossi danni.
nel momento in cui si sostituiscono gli appoggi, gli apparecchi d'appoggio, si potrebbero sostituire questi apparecchi d'appoggio con dei dissipatori che aumentano ulteriormente la sicurezza e quindi la vita nel tempo di questo ponte, ma non è indispensabile. Non è indispensabile fare questo, questa è una scelta dell'amministrazione. L'amministrazione comunque non è che costerebbe molto, certo. L'operazione. Comunque ecco, prima di, se vogliamo conservare questo ponte, prima di riaprire il ponte bisogna fare questi interventi, questi assolutamente. Questo bisogna farlo, però non è necessario, cioè nel senso, voglio dire, il fatto di mettere queste, questi aggeggi. No, questi no, però gli apparecchi d'appoggio vanno sostituiti. Quindi, e poi voglio dire, le ringhiere vanno sostituite. Vanno bonificate tutte le parti soggette a corrosione. Lei si è chiesto, visto che è un tecnico, come mai solo a 5 anni si decide di fare una prova di carico? Questa è una decisione che ho preso io. Non l'ha presa lei, lei è stato chiamato. Nel momento in cui mi hanno dato questo compito, allora ho detto, vediamo come si comporta sotto i carichi, e devo dire si è comportato in maniera corretta. Lei sa anche che durante l'Epifania questo ponte era chiaramente aperto, quindi c'erano le macchine, ci passavano. E sa anche che non c'è mai stata un'ordinanza vera di chiusura, se non 4 transenne per impedire. Si è fatta un'idea di questo? Io non voglio la risposta politica, vorrei una risposta tecnica, professore. La risposta tecnica è quella che ho dato prima, e il ponte a mio avviso può essere riparato, può avere ancora davanti a sé una vita molto lunga, però poi le decisioni spettano a chi le deve prendere. Ecco, a livello estetico, insomma, a livello estetico, io vorrei far notare a chi dice che è brutto questo ponte all'epoca è stato studiato con una certa cura. Innanzitutto lo studio che ha progettato questo ponte è lo studio Arcangeli. All'epoca era uno studio di ingegneria molto famoso in Italia, non in Abruzzo, è uno studio di Roma. Se lei guarda le pile, ha visto quegli elementi di sostegno, quelli potevano essere realizzati semplicemente con un setto a sezione rettangolare in cemento armato bruttissimo. Quella forma articolata presuppone uno studio fatto all'epoca per dare eleganza e leggerezza a tutto il complesso, quindi non è una cosa che è uscita così per caso, è una cosa studiata. Poi ovviamente ognuno ha i suoi criteri di estetica, e quindi io per carità non entro in queste cose. Per quanto mi riguarda, io quello che posso suggerire è che il ponte può ancora fare il suo servizio, opportunamente riparato e credo con un ambito finanziario contenuto.